Buonasera a tutti, spero vi sentiate forte e chiaro. Good evening, Twitch! Buonasera a tutti, ragazzi. Oggi solo salotto letterario perché abbiamo già concluso la nostra avventura con Ho parlato con una capra. Vado subito a controllare che sia tutto ok. E come sempre, vi ubriaco con le mie chiacchierone. Buonasera anche a Maria che è qua con noi. Buonasera, buonasera Yuri. Anzi, colgo l'occasione per salutare le ragazze che non ho salutato settimana scorsa del loro programma Ho parlato ad una capra. Ciao Elena e ciao Sabrina. Assolutamente, mi mancheranno, come mi mancherà Maria quando arriveremo in fondo anche a questa serie che ormai ci tiene compagnia da un anno e che insomma sta arrivando addirittura d'arrivo, purtroppo anche questa si fermerà, non sappiamo ancora per quanto, è una nostra decisione, non di Digital Moon, perché abbiamo bisogno di prenderci le nostre pause riflessive e creative. Intanto salutiamo Zaffiro Blu 67 che ci dice buonasera a tutti, buonasera Zaffiro e direi di partire come ogni sera con quello che non può assolutamente mancare, ovvero la Sigla! Vamonos! Ed eccoci qua, tornati ragazzi, noi siamo brevi, veloci, concisi, non circoncisi, ma concisi e possiamo andare stasera. Spero. Beh, bellissima. Intanto ecco la nostra ospite di stasera che giustamente si fa vedere tutta la sua splendida splendezza. Buonasera Cristiana. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera, sappiamo tra l'altro che è una nostra fan, nel senso che ci ha già seguito, quindi povera te, che ti tocca sorbirci ogni tanto. Beh, insomma, sono cose che capitano nella vita, soprattutto perché c'è insomma da sopportare Maria, che capisco che è No, un po'. soprattutto te, non io, soprattutto Ma te. Cioè, veramente? mi Veramente, difendo. veramente non vi sopporto perché altrimenti non sarei qui. Credo che Oh. queste vostre interviste siano veramente interessanti. Ed ecco perché stasera sono felice di essere qui con voi. E Meno male, noi ti meno male. ringraziamo. E ti ringraziamo tantissimo, soprattutto per sopportarci e volerci bene. Intanto saluto Pilota Pelato e ci dà la buonasera. Sei un mattacchione, Yuri, assolutamente. Poi, sapete, oggi ho mangiato prima della diretta, quindi sono un po' più in forma, sono un po' più... C'ho il Beato te. panciotto pieno. Stasera Maria no, ma io sì. Io ho mangiato prima, stasera sono riuscito e quindi ho il panciotto pieno, sono rilassato e tranquillissimo. Saluto anche Grazie 79 che ci saluta. Bene. Bene, iniziamo questa nostra intervista. Chi è Cristiana? Parlaci un po' di te, cosa fai nella vita, il tuo lavoro e i tuoi hobby. Dai. D'accordo, allora, con piacere. Inizio col dirvi che se io e un altro chi sono è un bel dilemma. Non lo so nemmeno io. Non so se mi hai sentito dire questa versione filosofica di chi siamo, no? Il pensiero filosofico. Quindi è difficile dirvi chi sono, ma Yuri, come Yuri, si... un momento, aspetta, c'è problemi, c'è aspetta, problemi. abbiamo problemi di audio, aspetta. Vabbè, aspetta, prova a riparlare, Cristiana. No, Devo parlare o non parlare? abbiamo un bug, aspetta, abbiamo un problema sull'audio. Allora, 2 secondi. Sganciati un secondo, Cristiana, prova a riconnetterti con la wifi, ci sta che magari ri risolviamo, vediamo un po'. Intanto, che bella frangia, Maria. Vediamo, Grazie. fino ad adesso funzionava tutto bene, ragazzi. Ci abbiamo questi problemi. Esatto. Intanto può succedere. Pilota Pelato, intanto dice la mia frangia è più bella. Sabri, assolutamente teniamo un po' di. Ci teniamo online a parlare con i nostri fans, users. Come si chiamano oggi? Non si sa. Follower, follower. Followers, followers. E comunque sì, grazie per i complimenti per la Followers. Francia, ma non sta neanche ferma.
Non sta neanche ferma, è una frangia in movimento. Vediamo se riusciamo a ristabilire la linea piano piano. Vedo se sta riconnettendo. Vai Cristiana, prova a parlare. Sì, allora io ho tolto l'hotspot, sono in wifi, mi Sì, senti? allora, sì, ti sentiamo perfettamente adesso. Ti vediamo un po' più a scatti, ma ti vediamo, ti sentiamo perfettamente. Ok, anch'io voi vi vedo a scatti, onestamente, sì. Però ci Adesso proviamo? ti vedo Proviamo. corretta, adesso ti vedo bene. Mi vedi bene? Sì, ti Bene. arriverà in ritardo probabilmente la voce, quindi cerchiamo di fare più con calma, ma non ti preoccupare. Vero. Va Perfetto, bene, va quindi bene. Non sono ritorniamo preoccupata. alla nostra domanda. Chi sono? Allora, la faccio più semplice, sono una sognatrice. Oh, molto bello. E cosa fai nella vita e che hobby hai, si possono sapere? Ma certamente, allora, sono innanzitutto una scrittrice, ma per vivere devo anche fare un altro lavoro, perché probabilmente voi lo sapete benissimo, ma se anche sei uno scrittore, ma non raggiungi la fama, che tutti si aspettano, comunque che tutti desiderano, non ci vivi. E quindi per vivere faccio anche un altro lavoro. E al momento lavoro in un'azienda turistica, ma voi dovete sapere che in realtà io facevo questo prima di scrivere. Sono sempre stata un agente di viaggi, quindi organizzavo viaggi, vendevo sogni. Mi piace dire così, vendevo sogni. Da lì, e per questo sono sempre stata una sognatrice. Poi a un certo punto della mia vita non ero felice. E quindi ho deciso di fare quello che mi rendeva veramente tale, veramente felice. Quindi scrivere, perché probabilmente è sempre stato questo quello che, non so, ero destinata in qualche maniera a fare, a compiere. E per farlo ho dovuto lasciare ogni certezza, anche economica, per un periodo, per poter ovviamente lanciare i primi libri. Ora quest'anno uscirà il quarto. Però nel frattempo mi sono rimboccata le maniche e appunto ho trovato un lavoro che mi permette di fare entrambe le cose, perché questo lavoro è stagionale. Ho iniziato da poco, quindi è da maggio a ottobre. Da maggio-ottobre sono in un'azienda e da ottobre a maggio scrivo. Quindi direi che per il momento è Ok. una grande conquista. Senti, per chi non ti conosce, ti chiediamo principalmente, tu scrivi principalmente poesia o prosa? Quindi romanzo o poesia? Romanzi, romanzi, assolutamente romanzi. Sai, Benissimo, benissimo. Yuri, che io Senti. ascolto, aspetto, rispondo, perché sì, scusami, ti sento, ma poi ti vedo rallentato, per cui aspetto sempre per capire se mi devi chiedere qualcos'altro. Vai tranquilla, tanto l'audio ora è perfetto, quindi non preoccuparti se mi vedi rallentato, noi ti vediamo bene. Ok? Quindi per Ok, adesso è benissimo. stabile la Ok. situazione, ok? Senti, dov'è nata la tua passione per la scrittura? Va bene. Abbiamo pronto? Ci senti, Cristiana? Non ti sentiamo, Cristiana. Non sentiamo l'audio. Stasera abbiamo i problemi con l'audio. Allora, ragazzi, torniamo fra poco, 2 secondi, risettiamo tutto e ripartiamo, perché vedo che c'è seriamente dei problemi di audio. Torniamo subito. Torniamo subito. Ci Ecco. ricolleghiamo subito, aspetta un secondo. E vedo se siamo live. Ok, live adesso. Perfetto, siamo tornati. Buonasera a tutti, arrivederci e grazie. Ciao. Allora, ricominciamo con Cristiana che ci stava spiegando ci ha spiegato un po' della sua vita, quindi ci ha parlato di lei e soprattutto ci stava parlando del fatto se appunto della scrittura, se scrive in prosa o in rima, quindi in poesia. E ci ha detto di scrivere romanzi. Perfetto, a te la parola, Cristiana. Possiamo Sì. continuare. Allora, il mio primo romanzo, sì, il mio primo romanzo è in realtà un'autobiografia, ma a tratti romanzata. E poi a seguire, no, aspettate, voglio spiegare proprio bene.
Praticamente la mia idea era quella di scrivere qualcosa di leggero, perché a me piacciono quel tipo di letture, quindi letture che mi fanno svagare, non troppo complesse, brevi, e che però mi lasciano qualcosa dentro, un messaggio, un significato. Quindi mi sono molto ispirata alle letture che amo io per prima leggere. E così ho deciso di scrivere questo mio primo romanzo autobiografico, con tanti piccoli brevi racconti, come i feuilleton francesi. Non so se sapete che nell'Ottocento, praticamente a piè pagina dei settimanali, venivano scritti dei piccoli pezzettini di racconti che tenevano ovviamente incollati il lettore e anche cioè, facevano sì che comprasse quel settimanale. E però tanti pezzettini facevano la storia. Allora io ho voluto fare così con il mio primo romanzo che si chiama I racconti di Fragola, raccontare tante brevi storie della mia vita, i momenti più salienti da quando ero piccola fino all'età matura, e come se fosse una favola. Diciamo, mi è piaciuto, a me stessa è piaciuto tanto questo modo di voler interpretare le cose, di volerle trasmettere, perché è leggero, veloce e allo stesso tempo però fa scendere nella storia, fa venire voglia di leggere poi magari la pagina successiva o l'articolo che viene subito dopo. E così sono nati i racconti di Fragola. Mi faccio già la domanda da sola, chi è Fragola? Esatto, glielo Vai, stavo per perfetto. chiedere. Guarda, io oggi ti ascolto, sono incantato di già, quindi a posto, Esatto, sono. ma io ho anche un'altra domanda dopo, quindi appena Sì, rispondi a questa, te ne faccio una io. volentieri, volentieri Maria. Allora, Fragola è la protagonista di tutti i miei romanzi ed è una sognatrice. Veniva chiamata, è stata chiamata Fragola perché assomigliava veramente da piccina a una fragola, i capelli ramati, le lentiggini, e quando si emozionava diventava rosa in volto, proprio come una fragola. Quindi da qui, diciamo, il mio alter ego, e da qui la protagonista del primo romanzo che vi dicevo, I racconti di Fragola. Il secondo romanzo, però interrompimi Maria, se tu vuoi farmi una domanda, Vai interrompimi. tranquilla, prima ti ascolto, poi te la faccio. Volentieri, il È secondo romanzo. cattivissima. È cattivissima, interrompe in qualsiasi momento senza pietà Ma proprio. è giusto, altrimenti sarebbe un monologo, no? È giustissimo, in assoluto, guarda. Il secondo romanzo, Sognavo una corazza con le ali, vede sempre Fragola come protagonista, ma è un romanzo a tutti gli effetti. E io volevo fare una trilogia, ragazzi, infatti quest'anno ottobre esce il terzo, che si intitola Un biglietto di solo ritorno, il 23 ottobre, quindi sarà un piacere poi parlare ancora con voi anche del prossimo libro che uscirà. Ora non posso svelare più di tanto. E doveva essere una trilogia, detto, con questi tre piccoli libricini, perché alla fine sono libricini di 180 pagine ciascuno. Faccio la mia trilogia. Il fatto è che io non so se finirò con questo terzo, non so se Fragola avrà voglia di lasciare i lettori, quindi probabilmente ce n'è ancora un altro lì nel cassetto. E nel mentre, oltre a questi tre romanzi, io ho un blog che si chiama My Chic Mirror, che oggi è anche un'applicazione, ma è anche un podcast. Quindi diciamo che ho voluto lavorare a 360 gradi su questa mia nuova vita, questa mia nuova passione, per renderla fruibile sotto tutti i punti di vista, soprattutto oggi che essere online, essere social è fondamentale. Quindi è diventato tutto quello che vi sto dicendo. E per intrattenere i miei lettori, mentre scrivevo i romanzi, ho deciso di scrivere, regalare delle pillole emotive, che sono dei racconti brevissimi di un minuto e mezzo sulla vita, sulle mie emozioni, sensazioni che provo, anche solo camminando per strada. E quindi le leggo, cioè le leggo, sì, le racconto nel podcast, ma anche le ho scritte nel mio blog. Ma tutto questo per dirvi che sono diventate un piccolo libricino di 30 pillole. La mia casa editrice mi ha detto: Cristiana, sono carinissime, scegliene 30 e facciamo questo libricino qui che vi faccio vedere, pillole emotive. E io ogni pillola è seguita da un'illustrazione che poi ho fatto fare, secondo me è carinissimo, proprio sai quelle coccole che tieni sul comodino e dici: ma stasera quale leggo? Qualcosa del genere praticamente.
Perché poi dovete sapere che a qualsiasi mio romanzo, con qualsiasi romanzo voglio collaborare con qualche altro artista affinché si possa crescere insieme. Quindi ogni grafica è scelta accuratamente, ogni illustratrice è una diversa dall'altra e vi accompagna nel mio percorso, ecco. Mm-hmm. E sono tutte immagini leggere, allegre, quasi vogliono ricordare una favola, ma ragazzi, una favola moderna, non le favole di una volta, una favola che parla della vita, ecco. Wow, mi hai lasciato senza parole, uno, due. Beh, insomma, io sono d'accordissimo sul fatto che bisogna collaborare con gli altri, assolutamente, a parte che non si chiami Maria, però... Collaboriamo. Bisogna collaborare, io stavo parlando, vedete? Io spero, comunque, in questa pena non ci sia scritto niente, perché se la faccio vedere poi magari faccio pubblicità a qualcosa. Non devo fare. Io ho visto su una copertina dei tre che hai parlato, i racconti di Fragola, che hai messo la Torre Eiffel. Sì. Sei legata particolarmente a questa città? Sì, Maria. Sì, assolutamente, ecco. Sì. Allora, parte del romanzo dei racconti di Fragola si svolge anche a Parigi, mm-hmm. perché è la città adottiva di Fragola, è la mia città adottiva. E mi sono sempre sentita, a dire la verità, poco italiana, come se ci fosse comunque una parte nel mio DNA che appartiene all'Europa, quindi in questo caso alla Francia. E quindi in questa copertina che ora ti faccio vedere, che è questa qui, c'è proprio la Tour Eiffel, perché questo romanzo è ambientato soprattutto lì. E poi vi volevo far notare, perché ci tengo tanto, anche questa gattina, che oggi è il mio angelo custode, ma lei nel romanzo e nella mia vita è stata presente, la mia gattina Milla. Milla, che diciamo che nei primi anni che racconto in questo romanzo è sempre stata con me. Io mi spostavo, lei veniva con me e quindi l'ho voluta anche mettere, l'ho fatta disegnare, l'ho voluta mettere in copertina, ecco. È bellissima quella copertina, forse perché anch'io ho un legame con la Torre Eiffel, quindi... Devo dire, allora io lancerei un sondaggio sul nostro spazio, appunto, per far parlare i nostri utenti. Siccome io, al contrario vostro, non riesco a farmela piacere la Francia, non è una cosa, proprio che non riesco ma a farmela. Io lo so perché Yuri, posso dirtelo? Dimmi. Pur non conoscendoti, perché in Francia non c'è il bidet. Forse anche quello. No, io per esempio una cosa che dico... E dico spesso, non me ne vogliono i francesi assolutamente, no, però ecco, avremo il picco in Francia in questo momento, si connetteranno tutti, però allora ragazzi, dovete sapere che forse magari qualcuno non lo sa, che la Statua della Libertà americana è stata costruita in Francia e poi è stata regalata successivamente alla Francia, scusate, all'America. Ora dico, avete fatto il monumento, uno dei monumenti più belli in assoluto, penso io, la Statua della Libertà sia una roba eccezionale, con un ottimo gusto francese tra l'altro, perché se la si guarda bene ha dei lineamenti che richiamano quel gusto lì. La date via e fate la Torre Eiffel, ma perché? Perché? Pourquoi? Infatti, pilota pelato mi dice Jacques ha abbandonato la diretta. E immaginavo, esatto. Jacques non ha resistito a tutto questo. Bene, ma sì, ma no. Sai perché, Yuri? Perché va bene, ok, la Statua della Libertà oggi è in America, ma ci sono così tante bellezze artistiche e bisogna essere generosi, no? Hanno fatto benissimo e ti devo dire la verità, la Francia, ma come tanti altri paesi nel mondo, ho avuto la fortuna facendo il mio lavoro precedente di viaggiare tanto, ma è piena di meraviglie. Io Quindi la ricordo. Francia di sicuro non è bella per la Tour Eiffel. Mi dirai No, le no, baguette, le assolutamente. tarte aux fraises, mi dirai il quartiere latino, cioè, ma di cosa stiamo parlando, È Yuri? meravigliosa Io ovunque. in Guarda realtà che ti rubo il ricordo. lavoro, eh? Guarda che ti rubo il Mi lavoro. rubi il lavoro. Cosa vuoi fare? Vuoi venire a condurre al posto mio? Sì, guarda, sì, stai attento. Mi Va piacerebbe bene. tanto star vicino a Maria. Occhio. Ah, hai visto?
Solitamente vogliono stare vicino a me, beh. No, Ma hai visto che all'inizio della trasmissione hai detto: ma sei sicura? Sei venuta qua? Adesso io ti dico: sei sicuro che sei contento di avermi invitata? Vedi, devo No, rimanere solo io. Ciao, Yuri. io in realtà sono molto contento. E, no, sono molto contento perché è sempre un piacere vedere anche persone. Solitamente noi abbiamo avuto degli ospiti e comunque hanno un po', giustamente, perché non tutti siamo caratterialmente fatti uguali, hanno un po' la timidezza, Esatto. non sanno come. Invece c'è bisogno ogni tanto di una persona elettrica, cioè una persona che comunque trasmette. Comunque hai molto, secondo me hai molto anche l'aplomb, se mi è concesso dirlo, francese, sei Francese, molto. per quello. Certo, Mi è concesso assolutamente. Sapete che quando cammino per strada, ma questo fin da ragazzina, non mi parla nessuno in italiano. Cioè, mi parlano in tutte le lingue, inglese, francese, in italiano, nessuno. Io, ma sono italiana, sono italianissima, no? hai un viso, anche il modo di porti No, comunque ma molto anche proprio la gestualità, modo, ricorda sì, un po'. esatto, il modo di Ho porti. pensato. Ma io mi sono sempre detta che probabilmente in un'altra vita sono stata, cioè, francese o chissà chi, no, non lo so. Come io mi Anche una befana, sento. anche un po' befana, vi devo dire la verità. No, vabbè, io mi sono. Io, per esempio, tante volte dico. Ora stiamo parlando allegramente dei fatti nostri, magari non ce ne frega nulla a nessuno, però. Vabbè, Vabbè, è carino, no? È lo scopo un po' del salotto. A me. Molte volte dico alla mia ragazza, io credo di avere le origini o comunque o texane o comunque scozzesi, perché ora tu mi vedi a barba corta, solitamente ho il barbone lungo lungo e ho i riflessi rossi. Ed oltre a questo, ho questa cosa che amo tantissimo la Scozia, cioè se io vedo la Scozia smatto completamente, non capisco più niente, Ma adoro sai, sono quelle profondamente. sensazioni che noi abbiamo di sentirci a casa in un posto che Esatto. realmente non è la nostra casa, ma perché questa è la meraviglia, questa è la meraviglia, io dico una delle meraviglie della vita, no? Il riconoscersi, cioè riconoscersi nelle persone, nei luoghi e trovare veramente la casa, cioè quella che è veramente casa, non per forza i quattro muri in cui viviamo, no? Quindi quello che dici Assolutamente. lo condivido assolutamente. E vorrei domandare invece, Maria, a te dove ti senti a casa? A parte, ovviamente, cioè, ovviamente in senso figurativo, in quale luogo? A Anche parte, questo per me. City Life, che lo sappiamo tutti, No, e City bazzi Life per City Life, non e ci bazzi vado, per City guarda. Life, per il FOMA, da quelle parti là, no, FIMA, come si chiama? Non mi No, ricordo se mai. fosse per me io non sarei neanche a Milano, cioè per me casa è Parigi, perché lì mi hanno salvato la vita. Yuri sa un po' la mia storia, ho fatto gli interventi là a Parigi, quindi per me casa è Parigi. Certo, Intanto, scusate, ma colgo l'occasione per salutare Brandon che ci saluta, Zaffiro che saluta Brandon e io risaluto perché ci ha dato mano fino ad adesso dicendoci in tempo reale se si sentiva bene o no. Quindi ringrazio anche grazie Zaffiro che mille. ci dà questo supporto da utente, insomma, sul funzionamento ottimale della live. Grazie mille. Ma come l'abbiamo belli noi i nostri utenti? Ma quanto sono belli! Poi abbiamo anche Cato che ci Esatto. saluta. Ciao a tutti, ragazzi, vi vogliamo Ciao. bene. Pensare che fra poco dovrò fare a meno di voi mi fa stare male. Pensare che dovrò stare senza Maria e vai. Eccolo, eccolo. Ma perché? Me ne vado a Parigi, fine, me ne vado. Scherzo, ormai è un anno, siamo praticamente. Ci sono stati dei periodi che sentivo più Maria per telefono che Che la l'ha mia mamma. scordato Cioè, la proprio. mia mamma, ragazzi, beh. Sì, perché tu non sai, Cristiana, io ti ho contattato mesi fa, io preparo il palinsesto comunque in tempo comunque largo. E quindi, poverino, ogni 3x2 dicevo, va bene così, posso fare così, quindi va bene. Lui, poverino, Maria, sì, ok, va bene, ma adesso non posso. È normale, ci sta Sì. tutto in No, è stata assoluto. un'ottima spalla e un ottimo collaboratore. Comunque, torniamo nell'intervista di Cristiana, un po' Assolutamente. stressato. Ascoltami, hai Sì. mai avuto il blocco dello scrittore e come l'hai superato, se l'hai avuto? Ahimè, no, cioè no, io sono un fiume in piena e mi devo interrompere in questo periodo perché lavoro e non posso dedicarmi alla scrittura, ma in mente ho già tutto in realtà. Non seguo una trama quando scrivo, io seguo il mio cuore, l'istinto.
Però so già che se avessi tempo di mettermi davanti al computer dove io scrivo, ne uscirebbe ancora un altro e ancora un altro. Non so cosa sia questo blocco e onestamente, Maria, spero che non mi venga per ora. Poi magari capiterà, però sai cosa mi dico, Maria? Come capitano tanti altri blocchi nella vita, no? Cosa... E allora che cosa potrei fare in quel momento? Sicuramente fermarmi, nella pausa, respirare e poi ripartire. Tanto guarda, succede un miliardo di volte in un altro miliardo di situazioni, questi blocchi. Boh, saranno blocchi emotivi, non lo so. Sarà stanchezza, a volte anche fare sempre anche ciò che ci piace, ma farlo con continuità, purtroppo nell'essere umano genera anche stanchezza, no? Quindi magari quello ti porta un po' a non avere idee, ma non mi spaventa. Ecco, dovesse anche mai capitare, non mi spavento, sarà l'occasione per respirarci dentro. Bellissimo, bellissimo Benissimo, benissimo. fallimento. Allora c'è Brandon che è un nostro fan, è un ragazzetto più piccolo rispetto, mediamente rispetto agli altri, che ti fa un complimento, secondo me è un complimento bellissimo. Ti dice: "Sembri Heidi, sei spensierata e dolce." Bello, mi piace, assolutamente sì. Ovviamente Ma delle Heidi non nel periodo in cui era, dov'era? caprette. Ah, nel periodo delle caprette, Guarda, esatto. io voglio fare un regalo allora a Brandon, hai detto che si chiama? Sì. Perché c'è diciamo, una paginina del mio libro dove la menziono. Aspetta, 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 che lo voglio ritrovare. Intanto, Brandon, mi ragazzi, raccomando, io vi ricordo. adesso. Ascolta, mi raccomando, Brandon. Intanto, io vi ricordo a tutti gli altri, anche a Brandon in realtà. Diteci se la Francia vi piace o no. Oh, ancora, Ancora con questa cosa, guarda che ecco. guarda tu. Allora, questa pagina si intitola Heidi versus Forrest Gump. In sostanza, ero partita per la mia avventura da errante come una Forrest Gump per rivelarmi la cugina di Heidi. Se a lei le caprette facevano ciao, a me gli alberi e la talpa stavano dicendo arrivederci. Qualcuno di voi starà sicuramente pensando che lo spacciatore sia stato lo stesso. In tal caso tutto si spiegherebbe. Invece il problema è che tutto questo è accaduto senza l'assunzione di alcuna sostanza allucinogena. La mia creatività veniva fuori continuamente e il cielo solo lo sa quanto avrei voluto camminare basta, ridere basta, vivere basta. Solo questo, solo Molto bello, questo. ti vogliamo bene, io ti voglio già bene. Bellissimo. Intanto Brandon Grazie. dice sì, gli piace la Francia e Zaffiro Blu dice certo che mi piace. Fatevelo Vedi, dire, siete delle persone bruttissime. ma non è vero! Guarda, devo parlare con la tua ragazza e di organizzare un viaggio a Parigi e poi mi dirai se non ti innamori anche tu. La mia ragazza purtroppo pensa esattamente come la penso io. Però a lei non la possiamo biasimare perché allora... Io dal mio ho il Duomo di Firenze e quindi non sento bisogno di altre cose. Lei c'ha il Colosseo, ma che gli vogliamo di? Ho La capito, però nostra Parigi è un Italia è. altro aspetto, Lo andare con la so. fidanzata e tutto quanto. Io Ma vado lo sicura. so, lo Maria, so. penso che sia inutile, sai, continuare a dirglielo. Penso che non cambierà idea. No, Abbiamo se no. Grazie 79 che ci dice io sto con Yuri. Una su 1 milione, quindi nel No, senso, comunque, scusami, Maria. ragazzi. No, Allora, ho detto la tua ragazza, la tua ragazza. non è la La mia tua ragazza. ragazza. È una No, no, è un'altra un'altra. Io ho detto ti sorprendente. organizzo il viaggio, gli faccio io il giro con la sua fidanzata, così. Ma paghi tutto te, perché in questo caso potrebbe Eccolo. piacermi Parigi. Non posso fare gesti, sono in live, quindi poi te lo faccio dopo. Grazie, dice, sono un bravissimo ragazzo che sta con me anche se bevo, cioè sta dalla mia parte anche se bevo il Chianti Spritz, ragazzi, e questo è Vabbè, purtroppo. ma ascolta, stai vincendo facile però, Esatto. vabbè, cioè, non vale, non vale. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, ora, a parte tutto i campanilismi vari, sicuramente la Francia è un bellissimo posto, è bellissima anche la Germania, è bellissima la Spagna. Londra non parliamo perché ci devo andare, sto soffrendo la voglia di doverci andare e purtroppo devo risolvere perché io ho il passaporto, però la mia ragazza al momento deve fare tutto il nuovo passaporto e tutto, quindi non possiamo andare.
Avevamo pensato di andare in Irlanda, che è altra mia terra di cui sono innamorato, lì non dovrebbe servire, quindi. Però detto questo, Cristiana, parlaci di tutte le tue. Vabbè, ci hai già detto più o meno qualcosa. Più o meno, più o C'è meno. un'opera su cui ti vuoi focalizzare che ti piacerebbe proprio. La devi dire, insomma, ce la devi raccontare senza spoiler, però un po' più dettagliatamente. Allora, no, nel senso dei racconti di Fra, perché mi piacciono veramente tutte. Voi dovete sapere che io sono la prima fan di me stessa, ma perché i miei libri li avrò riletti, ma ormai tantissime volte e non mi stanco mai, ma non perché sono i miei. Mi piace proprio, per cui non mi va di spoilerare niente se non, come vi ho già detto, nei racconti di Fragola, che questo racconto la storia di Fragola da piccola e arriva fino ai suoi 30 anni. Insognava una corazza con le ali, che forse è il secondo, ma il mio preferito. Se devo dire, il lettore potrebbe iniziare anche da questo, ma perché anche, diciamo, c'è più maturità. Poi Maria lo saprà benissimo, non so se tu scrivi, Yuri, ma so che Maria scrive. Più scrivi e più ti riesce bene farlo, e quindi, e di conseguenza io amo più questo secondo, e forse fra un po' amerò più quello che uscirà poi a ottobre, perché lo trovo decisamente migliore rispetto ai racconti di Fragola nella fluidità, e perché si può partire da questo, per poi chi magari si innamora del personaggio andare a scoprire chi era da piccola, però si può partire da questo. E perché amo questo? Perché in questo romanzo Fragola ritorna da un suo grande amico, che è il mare. Ritorna dal suo amico mare, quindi si ritrova tantissimo sulla spiaggia a parlargli, anche perché lui è il miglior confidente, non si stanca mai, l'ascolta per ore e ore. E lei gli racconta della vita, gli racconta dei suoi timori, e lui gli manda delle risposte, tipo una bottiglia, tipo un'onda che un giorno la bagna tutta, facendola sembrare uno Yeti con tutti i capelli bagnati, tipo le fa incontrare un ragazzo, un altro sognatore che la porta a compiere un altro viaggio. Per cui io qui, non so, sono legata tantissimo a Sognavo una corazza con le ali, anche perché io oggi abito a Rimini, al mare, sono nata e cresciuta qui. Poi mi sono trasferita a Milano, quindi vicino a te, Maria, per un po' di anni, e ho amato tantissimo sia dove abitavo io, che la stessa Milano, secondo me è una città veramente meravigliosa, vissuta non da turista. E quando mi sono trasferita, perché ha a che fare con questo? Quando mi sono trasferita a Milano, tutti mi dicevano: ma come fai a stare lontano dal mare? E io: ma cosa vuoi che sia? Mi piace, sono una cittadina del mondo. Dopo 5 anni ho avuto la saudage e ho detto: no, devo tornare al mare, devo tornare al mare. E così ha fatto Fragola, ritornando appunto dal suo amico mare. Quindi sono particolarmente legata a questo romanzo, che parla poi anche di cambiamenti, di come siano nella nostra quotidianità, e nonostante questo, di come sia difficile accettarli sempre e assecondarli più che altro. Però se lo fai, ti avvicini, vai un passo più avanti, più vicino a quello a cui sei destinato, a quello che sei veramente. Così fa la protagonista del mio romanzo, così faccio io, Cristiana, e così penso che sia l'unica cosa che possiamo veramente fare per stare bene. Un po' l'accettazione, no? Accettazione in generale, accettazione del cambiamento, con tutte le Senti, sue accettature, ecco. ti volevo dire, quindi tu adesso stai a Rimini in questo momento, cioè sei tornata a Rimini. Ad abitare proprio, sì, definitivamente non lo so, perché nella vita non si sa mai, ma ad oggi sì. Ma scusami, no, non mi voglio fare gli affari tuoi. Tu hai un compagno, un marito, vi spostate insieme, come funziona? Questa è una cosa che non ti rivelo, perché sai, ho sempre tenuto la mia vita privata lontano dai Ok, social. no, perché in realtà è molto bello il fatto, cioè io trovo molto Che ti sei romantica il fatto spostata. della coppia che si sposta anche per conoscere nuovi Ma posti, solo semplicemente per io questo. credo, allora innanzitutto mi scuso se non voglio rivelare questa cosa, ma No, anche chi figurati. segue la mia pagina in Instagram vedrà sempre solo me e la mia cagnolina. Oggi ho una cagnolina che si chiama Penny, per un motivo fondamentale. Era un conto e il mio lato artistico è Cristiana, la scrittrice, della quale non ci sono segreti e mi piace tantissimo condividere. Un conto è la mia vita privata, che la tengo ben stretta e al riparo da quello che può essere
il social. Quasi il social, no? Che non demonizzo, io dico sempre anzi, meno male che ci sono perché, sapete, tutto quello che è bello fuori c'è anche dentro, tutto quello che è brutto fuori c'è anche dentro, cioè dipende tutto da noi, da come ci poniamo. E questo è il motivo per il quale io preservo questo lato della mia vita. Però ti voglio dire una cosa, Yuri. A prescindere dal compagno o no, tu puoi decidere di fare qualsiasi cosa se vuoi nella vita. Sono tutte paure le nostre che ci impediscono di cambiare, no? Anche lo stesso discorso del lavoro, certamente è un vincolo. Ma se tu veramente vuoi cambiare, ne trovi un altro, lo trovi in un'altra forma, ti riadatti. Certo, devi saper fare anche delle rinunce, ma queste rinunce magari ti portano a una libertà e una gioia più grande. Quindi tutto è possibile. Io te lo dico perché sono sempre stata in viaggio con la testa, ho fatto viaggiare col cuore ed è un viaggio che non finisce mai e che mi ha portato ad essere oggi quella che sentite, che sono. Semplicemente me stessa. Forse no, questa no, è la risposta alla prima domanda. Chi sei? Io credo che sia una risposta perfetta. Prima cosa, seconda cosa era era solo un fatto per sapere se ti spostavi in compagnia o eri da sola. Comunque è un'ottima risposta e sono completamente d'accordo con te, nel senso quello che diciamo anche noi, no? Quando uno vuole fare qualcosa è bene che si senta in grado di farlo, ma anche che prenda delle volte il coraggio. Delle volte manca quel passo, no? Per poter andare avanti, per poter fare quella cosa che ti piacerebbe fare ma non fai. E io in primis ho sempre detto, ragazzi, se volete scrivere, ora io ovviamente lo essendo che il format parla di questo, parliamo di questo. Quando se vi sentite appunto di dover scrivere, di voler lasciare qualcosa agli altri e volete pubblicare, fatelo assolutamente, perché è importantissimo. Io per primo scrivo e ho iniziato a scrivere da delle mie esperienze di vita in periodi non bellissimi della mia vita, e poi da lì ho tirato fuori il resto, nel senso che ho poi deciso di pubblicare. Però insomma, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Ma voi sapete come si dice che il primo passo non ti porta dove vuoi andare, ma ti toglie da dove sei. Esatto, no? Esatto. Quindi, cioè, non dobbiamo aver paura. La stessa cosa io, quando ho scritto il primo libro, ho detto, ma chissà, me lo pubblicheranno, no? Mille pensieri, mille cose. E in realtà poi tutto è scivolato facilmente, perché non sarà la prima casa editrice, ma la seconda, cioè... Comunque trovi il modo di seguire ciò che desideri veramente fare. Non bisogna avere paura. Soprattutto non devi avere paura del giudizio altrui. Mai, mai. Oltre che la paura di fare qualsiasi passo, no? Io credo che se avessimo meno queste paure ci sarebbe veramente anche più bellezza. Perché essere se stessi, in armonia con se stessi, senza paure, porta tutto in maniera più, come ha detto quel ragazzo, leggera, che mi vede leggera, ma io sono... Spensierata e dolce. Ma lo sono, ma questo non significa che la mia vita sia stata facile, come immagino per Mario, per te, è stato... sono salita e scesa dalle montagne russe continuamente, sono caduta, mi sono sbucciata le ginocchia e mi sono rialzata. Ma è talmente bella la vita, è talmente bello questo viaggio... che merita di essere vissuto in questa maniera qui, nonostante tutto, con leggerezza, esatto. Non so, io sono talmente grata per essere qui oggi, qui con voi per esempio, comunque qui oggi, che non c'è niente che mi può spaventare, niente, proprio niente che mi può spaventare. E sono veramente felice perché ogni tanto, allora, si cade sempre, in modo delle volte banale, io in primis lo faccio, no, nel dire... Per esempio, noi in Toscana, quando ci dobbiamo lamentare, non so se dall'altra parte si fa, no, non dico cose strane, facciamo, no, oi oi, mi tocca fare questa cosa, è il lamento, no, oi oi, fondamentalmente è un intercalare, oi oi, c'è da fare questo, oi oi, c'è da fare quest'altro. È classico, no, del lamentarsi, del sentirsi sovraccarichi, di essere stanchi. Il fatto di avere dei momenti di... leggerezza, di tranquillità, che poi noi cerchiamo di portare questo anche, no? È importante, perché poi magari le persone, capito, a una certa ora si mettono lì a sedere belle tranquille, si guardano noi, i nostri bei visoni, il mio visone tondo tondo,
e si fanno delle risate o comunque riflettono su dei temi importanti come tu stai facendo oggi, che comunque ci stai facendo riflettere. Quindi sono molto Tra l'altro, contento di questo. pensate ragazzi che io prima di iniziare questa diretta ero distrutta perché ho avuto una giornata lavorativa pesante. E A a chi lo proposito del dici? tuo oi oi, no, oi oi, ho detto, oh, mamma mia, ma poi basta, cioè ci sta anche lamentarsi in quel momento lì, basta che non diventi poi una, come posso dire, un canto, Sì, una cosa esatto, da tempo. un'abitudine. Sì, e quindi se non diventa un'abitudine ci sta, insomma siamo esseri umani, quindi ci sta veramente tutto, ci sta veramente tutto. Io colgo l'occasione per farti un'altra Ma domanda, sì. visto che abbiamo parlato di sogni e quant'altro. Qual è il tuo sogno più grande nella vita? Ma io l'ho già realizzato. Sai Maria, sentirmi come mi sento oggi, così leggera, tutto quello che potevo desiderare. Poi è ovvio che sarebbe bellissimo se i miei libri venissero acquistati da milioni di persone, questo vorrebbe dire che non dovrei più fare l'altro lavoro. E quindi questo sarebbe fantastico, ma va già bene così, va già bene Credo così. Cioè, che lo scrittore professionista sia, noi ne abbiamo intervistati un paio, ma la maggior parte ovviamente sono indie, a noi piace sviluppare appunto questo ambiente un po' indipendente, quindi di scrittori emergenti, però credo che un po' per tutti sia, cioè chi ha la passione per la scrittura, farlo come lavoro e quindi essere lavoro tra virgolette, insomma, che ci si possa mantenere con la scrittura. Credo sia bellissimo perché poi fondamentalmente è come se tu vivi sulla tua passione, no? ma certo, questo sarebbe il massimo, però io mi rendo anche conto che siamo veramente in tanti scrittori, quindi è Molto. difficile cioè, riuscire proprio ad emergere come vorremmo. Per questo dico, sono già felicissima. Del resto io ho i miei sogni nelle mani, cioè, sono già qui. Se poi, cioè, dovesse capitare veramente che arrivo a guadagnarci bene, ma altrimenti questo è già successo, questo è già successo, ecco. Dipende cosa intendiamo, no? Poi veramente per fama e per successo. E quindi io, Maria, sono già felice così. E questa è una bellissima risposta, soprattutto hai trasmesso dai tuoi occhi la tua felicità di vedere realizzato il tuo sogno. Cioè, ho percepito questa cosa, non so se poi Yuri ha avuto la stessa percezione. Ma Io l'ho poi io avuto. ancora non ci credo, voi ragazzi, cioè non ci credo che siano miei, è per questo che li leggo tante volte, Ma sono è così la vaghi. stessa cosa che proviamo noi scrittori emergenti, penso che Io lo provi anche tu. ancora ho da avere a casa perché ancora non ho avuto modo di ordinarlo. Se mi sente la mia collega mi uccide. In realtà è la verità. Non ho ancora avuto modo di ordinarlo. Il mio libro ultimo che è uscito qualche settimana fa e in collaborazione appunto con questa mia collega, poi abbiamo avuto un po' di, diciamo, confusione lavorativa, lei ha avuto un po' di problemi proprio di impegni, quindi non abbiamo avuto ancora modo di ordinarlo. L'abbiamo visto. Siccome l'abbiamo pubblicato su Amazon, l'abbiamo già visto nelle mani di chi l'ha letto, di chi l'ha comprato. E io ancora sto rodendo perché ancora mi deve arrivare, cioè lo devo ancora ordinare. E quindi capisco Mamma. benissimo, è proprio una cosa bellissima, cioè Ma poi, averci il cioè, ma libro in Yuri, ma anche mano. ma la bellezza anche che i nostri libricini ce li abbia qualcuno nella propria casa che li stia leggendo, ma per me è una cosa meravigliosa. È un pezzetto di noi che viaggia nel tempo e nello spazio e non avrà fine. Cioè, ma è una cosa, non so, a prescindere da come il libro, a prescindere che possa piacere al suo pubblico o meno, ma è un pezzetto di noi che rimarrà per sempre. Cioè, non ci può essere qualcosa di più bello di questo. Oppure No, sì, no, no. certamente. Ma per noi scrittori no. intanto Pilota Pilato dice che è dalla mia parte, quindi no, 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 non approva la Francia, questo per dirlo che non sono l'unico. No, Ma ci dirai vabbè. questa cosa fino alla No, fine? sì, certo, vedete, ogni volta che raccolgo proseliti lo dirò. Oh, Allora, mamma. no, beh, comunque, a parte questo. Ammettilo, ammetti che hai pagato queste persone per dire non amate la Francia, No, perché no, figuratevi se corrompo qualcheduno, più che altro io figurate. mentre ti ascolto, Yuri, penso Santa Maria. Brava! Che mi deve sopportare. Scusate, c'ho una collega, devo passare i soldi per quelli che mi hanno detto che sono dalla mia parte. Scusate. Ecco.
No, vabbè, a parte gli scherzi, no, assolutamente. Senti, hai fatto delle presentazioni? Come sono andate? Come ti sei trovata? È stato figo, quindi bello, insomma, oppure è Mamma mia, stato... no, è stato fantastico. Io ne ho già fatte due molto belle alla Feltrinelli. Una per il mio primo, anzi, per il secondo pillole emotive, e l'altro l'anno scorso sognavo una corazza con le ali. Sono stati i momenti, credo, alcuni dei momenti più belli della mia vita. Cioè, è stato proprio bellissimo. Mi dico sempre, forse chi magari poi ascolterà questa registrazione l'avrà sentito da me miliardi di volte, ma è vero. Mi sembra di avere, quando faccio le presentazioni, qui nella pancia un faro di luce. E quindi, quando racconto dei miei sogni, che quindi sono concreti in quel momento, questa luce esce e crea questa energia bellissima con tutte le persone che ci sono presenti. Tanto mi piace che quando è finito torno a casa e dico: ne voglio ancora, ancora, ancora. È una cosa pazzesca, è bellissimo. È Sì, una ho. sana droga, ragazzi. Scrivere e Esatto. presentare libri è una sana droga. Veramente, no? Be Assolutamente. bellissimo. Ma sai, scrivere libri e non fare le presentazioni, non ha senso, ma non è per venderli, non è quello lo scopo. È per noi, cioè, è per prenderci il giusto tempo per realizzare ciò che stiamo facendo, noi condividerlo, le nostre emozioni, condividerle con gli altri. Che certo possiamo trasmetterle attraverso il romanzo, ma vuoi mettere un incontro? Cioè, già è bellissimo, pensate qui a video, immaginatevi vis-à-vis, cioè di persona. Cioè, beh, innanzitutto la prima cosa che vi farei, per come sono di carattere, vi abbraccerei forte, no? Cioè, io sono proprio così, quindi è per me sono i momenti più belli, le presentazioni. Per ora le faccio in Romagna, ne ho fatto l'anno scorso uno a Milano, più che altro un firmacopie. Ma mi piacerebbe tanto fare un mini tour, partire, solo che lì ci vuole, sapete, ci vuole, come si chiama, chi organizza tutto quanto, perché non è così semplice da soli Sì, farlo, solitamente con c'è l'agente una... letterario, esatto, l'agente letterario che ti organizza tutto, che prende, perché non è così Non è facile. facile, lo so benissimo. Cristiana, invece l'opportunità ce l'hai, io sono il tuo agente letterario. Oh, Ciao. No, e sto questo è un scherzando. abbiamo problema. No, Abbiamo un problema e io mo lo scopro. no, Yuhu, sto abbiamo un problema. scherzando, non sono un agente letterario, però... Questo invito fatto adesso a 2 giorni, due puntate alla chiusura. Quante mancano? Due, tre puntate. Se Due. volete venire a presentare alla libreria Rinascita a Empoli, Firenze, presentiamo i libri insieme, tutti e tre. Facciamo un Bello. one day e pre li presentiamo tutti. Bello. Vai, l'agente letterario ve l'hai trovato. Mi metto Bello, molto d'accordo bello. perché sai, il nostro è una città grande, Empoli è una buona città, c'è un buon bacino di persone, insomma, siamo un 40.000, penso. Però il bello è che riusciamo comunque a parlare ancora con i negozi. La Rinascita è uno dei gruppi, non dovrei nemmeno fare il nome, ma lo faccio perché comunque non ho accordi con loro. Sono due negozi importantissimi di Empoli che diffondono i libri. Quindi ci sono Ma tante bellissime odiano librerie. Parigi? Perché se odiano Parigi, a me Cristiana non ci trovo. Non odiano Parigi, non odiano Parigi, solo io odio Parigi. No, scherzo. No, poi soltanto il fatto che accanto, e qui invito anche tutti i nostri utenti, c'è una bella birreria dove bere qualcosa e fanno anche i cocktail. Ragazzi, ma che vogliamo di più? Così quelli che lamentano del Chianti Spritz se lo vengono a prendere direttamente l'assaggiano. Hai Mamma mia, capito? Hai capito? potrei fare merchandising, sono veramente bravo. No, Esatto. scherzo. Anche secondo me. Esatto, guarda, se vuoi farci pubblicità anche nei nostri social, tranquillo. Esatto. No, il problema è che sono pessimo poi nel fare post, lo sai, io su Instagram ci sono, ci sto, faccio le bischerate, però poi, come si dice a Firenze, però poi, insomma, sono poco attivo, vabbè. Ultimamente anch'io ho un po' problemi a pubblicare, meno male che li È la programmo. fatica che non possiamo avere sempre l'entusiasmo e soprattutto la genialità a mille, capito? E quindi, beh. Normale, è Cristiana, normale. ascolta, vai tu, vado io? Vai tu, Maria, vai tu. Hai consigli da dare ad aspiranti scrittori che vogliono iniziare a scrivere? Cosa li puoi consigliare?
se vogliono iniziare. Ma guarda, Maria, io credo proprio solo che debbano iniziare a farlo, come abbiamo detto prima, no? Non ci sono segreti in realtà, perché poi ogni scrittore ha la propria arte, ha il proprio modo di esprimersi. L'importante è dedicare un po' di tempo, ma veramente anche poco al giorno, e iniziare a farlo, perché poi è un allenamento, come sempre la cosa che dicevamo prima, e da cosa nasce cosa, da parola nasce parola, e sono convinta che può uscirne qualcosa di buono. Certo è che deve essere, tutto deve nascere da una passione. Io dico, scrittori, ma anche qualsiasi altra professione, non ti inventi, cioè, ci nasci comunque, no? Mm-hmm. Poi puoi allenarti, appunto, puoi diventare bravissimo, però deve essere qualcosa che ti appartiene. Altrimenti tutti potremmo essere tutto, e non è esattamente così. Non è così. Sai perché te lo dico, Maria? Perché io oggi vedo tante persone che non sono scrittori, ma che scrivono libri, no? Questo mi dà un po', mi urta un po'. Perché a chi lo dici? Ma se lo fanno scritto, io parlo di attori o di persone famose, ok? Persone famose che escono e dicono, ah, c'è il mio libro. Ma perché le case editrici, tra l'altro quelle più importanti, glieli pubblicano? Perché vendono. Questo è solo business, no? Quelli non sono scrittori. Mi permetto, perché scrivere è proprio passione, è un'altra cosa. Eppure esatto. Magari loro ci vivono, purtroppo, a parte che non gli mancano magari soldi nemmeno di base, poi ci vivono anche dicendo... cioè pubblicizzando che hanno fatto questi libri. Mi urta, è una cosa che mi urta, però purtroppo è la realtà dei fatti, no? Allora, signori, io volevo dire che alle 21:25 di oggi, che è il venerdì 17 maggio, Cristiana ha riassunto il mio pensiero sull'editoria in due minuti. Complimenti, veramente è il mio stesso pensiero. Ma guarda, ci troviamo in sintonia, direi. Voi cosa dite? Quasi sì. Sembra che ci fossimo già parlati prima, no? Esatto. Questa presentazione alla Rinascita va fatta. Ora devo smettere, no? Poi mi buttano giù perché sto facendo pubblicità a una ditta. Questa in libreria la dobbiamo fare. Ma perché no? Assolutamente. Questo è solo un primo contatto, io direi. No? Esatto. Tra l'altro, Yuri, hai detto 21:25, quindi fra poco dobbiamo finire la diretta. Sì, abbiamo pochi minuti, adesso considera andremo un po' fuori, perché comunque abbiamo anche, vedo, io ho uno spazio pubblicitario, non so, non tutti l'avranno, qualcuno ci sta sentendo benissimo, tranquillamente, però io per esempio lo spazio pubblicitario, quindi lasciamo un po' di respiro anche a chi ci sta seguendo. È stata comunque una live che, diciamo... i nostri utenti sicuramente confermeranno, molto piacevole, e soprattutto è stato bello perché si è respirato proprio come sempre, ma oggi forse un po' di più, quella sensazione di salotto letterario, che è bello, no? Stare a parlare. Io ho respirato l'aria di Parigi, quindi mi fa vabbè. Piacere. Per me è stato comunque molto bello essere qui con voi e parlare tranquillamente della vita, della scrittura, di noi, ma alla fine si fa questo in salotto, no? Tant'è che mi sono fatta anche una tisana, mi sono fatta anche una tisana. Ah, perfetto! Non c'ho niente, stavo, finora bevevo un po' di vino rosso, va, sai, Chianti, dalle nostre parti, piace. Caspita! E quindi grazie. Quindi, grazie. Assolutamente, noi ringraziamo te, e soprattutto è molto bello perché oggi abbiamo avuto anche possibilità un po' di parlare anche un po' dell'editoria in generale, che è molto interessante secondo me anche per chi vuole un po' capire questo mondo. Senti, vorrei chiudere con un'ultima domandina, che no, i tuoi progetti futuri un po' ce l'hai detti, cioè che c'hai qualcosa in cantiere e non te li facciamo spoilerare, non te li facciamo di diffondere, almeno che tu non voglia dire qualcosa, insomma, se c'è qualcosa che... Voglio solo ricordare che il 23 ottobre esce il quarto libro, però il terzo romanzo, che si intitola, lo ripeto, Un biglietto di solo ritorno. Allora, mi raccomando... Incuriosisce questo titolo, Un biglietto di solo ritorno. Assolutamente, solitamente il biglietto è solo di andata, non di ritorno. Sì. E quindi, ma sapete perché? Questo lo voglio svelare a voi e a chi ci ascolta, perché poi è anche l'incipit del mio libro.
Perché noi siamo sempre convinti che per sentirci bene e liberi sia necessario avere un biglietto di sola andata. E normalmente si pensa ai posti paradisiaci, no? Maldive, Ani, o insomma fuori dal mondo, normalmente anche da soli. Quante volte avete sentito dire la frase lascio tutto, mollo tutto, prendo un biglietto di sola andata e non torno più? Ma in realtà le vere conquiste si celano nei ritorni, ma non significa quando si torna indietro in una posizione, dentro noi stessi, dopo aver compiuto un viaggio di qualsiasi tipo, le emozioni si sedimentano e diventano conquiste. Quindi io voto per avere un biglietto di solo ritorno. Allora, questo lo facciamo il sondaggio se ci risponde qualcuno. Biglietto solo andata, biglietto solo ritorno. No, sto scherzando, oggi vi ho già abbastanza stancato. Però quello che è importante è che trovo molto importante è che tu abbia detto delle cose veramente molto belle. E quindi siamo noi Grazie. a ringraziare te di essere A voi. A venuta. voi. E senti, allora, l'ultima domanda in realtà era. Se hai uno scrittore preferito e se sì, perché? Ah, ce ne sono diversi. Sai che non ne ho uno solo. Mi sono portata qui con me gli ultimi libri che ho letto per farvi capire che spazio diciamo, come posso dire, un autore all'altro. Beh, allora. L'anno scorso ho letto Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, che per me lei è una scrittrice incredibile. Ma quest'anno mi sono concessa Fabio Volo e poi Michela Murgia. Dipende, quello che mi ispira al momento. Oppure, non so, libri un pochino più sulla come vale la pena vivere, l'ikigai. Dipende, non ce n'è uno in particolare. Purché siano brevi, leggeri, pieno di messaggi, ma una scrittura leggera, ecco, già se io lo vedo grande così non ce la posso fare, mi prende male, E questo si mi prende. rispecchia anche nei tuoi libri, però, perché tu Sì, ci hai detto che esatto, sono no? molto Bravissimo. esili, molto leggeri, molto bene. Sì, ma profondi, ma profondi. Quello, allora, il Ascolta. fatto che siano leggeri di peso non esclude che il contenuto sia di alto livello, quindi Esatto. assolutamente andateli a leggere. Intanto vi ricordo anche che la trovate dove si possono trovare i tuoi libri? Bah, guarda, su tutti gli store online e anche nelle librerie ordinandoli, quindi basta che si digita. Questa cosa mi rende tanto orgoglio. Cristiana Sammarini su Google vede fuori tutto quello che ho fatto e per me, capite quello che cosa desideri? Ma cosa posso Lo desiderare di so più? perché mi succede Ah, anche a ecco. me. Anche a me questa cosa. Quindi, È bellissimo. Cristiana Sammarini, mi raccomando. Grazie, grazie infinite, ragazzi. Bene, l'hai fatto tu la domanda, io mi posso anche fermare, per me possiamo Scusami, ti ho andare. rubato il lavoro stasera. Stasera Maria, ragazzi, la vedevo in formissima, ha fatto in formiera. Hai Grande Maria. visto? Non Grande devo ragazzi. mangiare. Grande ragazzi. È la fame che parla, ragazzi. No, vabbè, a parte quello, a parte gli scherzi, Maria, ricordami quante puntate ci rimangono. Purtroppo ce ne rimangono due, la prossima e l'ultima, il gran finale, il 31 maggio. Allora, ragazzi, dopo un anno e passa di salotto letterario, tantissimi autori che sono passati sotto le nostre grinfie ed hanno dovuto sopportare me, ma soprattutto Maria, no, scherzo. Soprattutto me, perché purtroppo sono io quello lo scocciatore di turno. No, vabbè, diciamo che stiamo andando addirittura d'arrivo. Vi chiediamo di farci sapere anche nelle prossime settimane con la chat se vi piacerebbe che facessimo magari un super direttone, magari di un'ora. Vediamo se lo organizziamo e quando, perché dovrà essere organizzato. Dobbiamo sentire anche se The Digital Moon ci darà il permesso. Avevo pensato a tipo un direttone con qualche ospite, insomma, delle vecchie puntate, anche Cristiana se vuole rivenire, e parliamo un po' di qualcosa, ci inventiamo qualcosa da dire, no? Così senza scaletta, chiacchieriamo un po' di scrittura. Ho pensato a Kimi, ho pensato a tanti che sono passati da questi lidi. Spero piacevoli. E quindi niente, vediamo che cosa possiamo fare. Bene, poi dovremo trovare anche un giorno in cui Organizziamo. magari riusciamo a Siamo fare tutti, tutto. Però esatto. abbiamo ancora due puntate, quindi settimana prossima non dovete assolutamente mancare, nemmeno quella dopo, perché ragazzi,
Ormai le ore sono poche. Brandon ci dice: ci mancherete anche voi assolutamente. Maria si sta già emozionando, sta già piangendo ora. Finirà fra 2 settimane quando finirà tutto. E tireremo un po' le somme tutti insieme. Bene, detto questo, ragazzi, vi ricordo però i social, cosa importante, dove seguirci, dove darci noia, dove scriverci a tutte le ore, dove non farci dormire, dove non lo fate perché vi mando la polizia a casa, però detto questo, Lo posso dove fare solo io a contattarci? rompere le scatole. Dove contattarci? Intanto partiamo con Cristiana, no, a parte gli scherzi, no, 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 no. Non che mi bombardate adesso Cristiana e Cristiana mi viene a cercare perché c'è gente che la molesta. Per favore, comportatevi per bene, però per sapere dei libri, info, per 2 chiacchiere civili, come sempre vi dico, Cristiana, dove ti possiamo trovare su Instagram? My Chic Mirror, il mio specchio chic in inglese, quella è la mia pagina e lì pubblico un sacco di video, non solo sulla lettura, ma video che dovrebbero far sognare. Lo spero. Benissimo, quindi mi raccomando, Instagram My Chic Mirror, importante, hai anche altri canali dove possiamo riferirti? Sì, ho il podcast dove mi potete ascoltare, è sempre Su? My Chic Mirror, My Chic, su Spotify. Perfetto. Ok, e poi anche il blog www.myshikmirror.com, l'applicazione, ho un'applicazione ragazzi che si può scaricare, sempre My Chic Mirror, negli iPhone My Chic Mirror, in Apple Store, mentre invece Google Store My Chic Mirror 2 con un 2 in fondo, Ok. ed è un'applicazione dove potete leggermi e ascoltarmi, quindi sono con questo mio nickname, da quale è nato poi tutto il progetto letterario, ci sono un po' ovunque. Perfetto, Perfetto, quindi quindi penso di avete averlo tutti i trovato. contatti. Allora, se ve lo volete sapere proprio la dicitura completa del sito, sì, sei tu, immagino. mychicmirror.com. Sì, sono io. Esatto, quindi allora, ecco, infatti sei anche comparsa in prima pagina e quindi ve lo linko qui sotto, ragazzi, che Intanto oggi c'è una domanda che ci chiedono se ritorneremo su allora se Jerusalemme. ritorneremo, beh, se non ci rapiscono, no, non lo so in realtà. Non ci portano allora via gli alieni. allora possiamo dire qualcosa, Maria, veloce, poi magari Vai. stacchiamo, però perlomeno per dare insomma un'idea. Allora, forse torneremo con un format forse diverso, molto probabilmente, perché stiamo un po' pensandoci, Maria non è molto d'accordo, vedremo che cosa No. verrà fuori. Un format forse un po' diverso, ve la butto lì, stavamo pensando, in realtà io sono quello che ha dato un po' la proposta, di fare la nostra classica oretta e trasformare il nostro salotto letterario in un salotto culturale. Quindi non solo libri, ma anche film, commentare, non lo so, qualche cartone animato o qualche film, appunto, vecchio classico di lettura. Insomma, fare un po' di qualcosa di diverso. Ovviamente intervallato il salotto letterario. E questa è un'anticipazione, Io voto per il salotto letterario. non lo sa Anch'io. neanche del Digital Moon in realtà. Hai visto, Cristiana vota il salotto letterario, visto? Ah. Le donne vincono. Sai perché, Yuri? Perché magari c'è la possibilità di disperdere un po' se si vogliono trattare tanti argomenti, no? Come Esatto. tu, e anche l'interesse delle stesse persone. Quindi, non so, io andrei più a tema, sicuramente io andrei Esatto. più a tema. Bene, ho risolto. C'è Zaffiro Allora, Blu che si prende il mio posto. Risolto. Zaffiro Blu ha detto su film e cartoni animati se posso aiutarvi. Vediamo, perché in realtà, cioè, non volevo escludere una cosa con l'altra. Sarebbe carino intervallare il salotto letterario una volta a settimana e magari anche per cambiare un po', per Bene, Zaffiro Blu, vivacizzare. facciamo così, un giorno tu, un giorno io. Te la scegli tu con Yuri. Io mi faccio il mio salotto con Yuri Valdacci se ci rimane. Per esempio, Sonia Sissi ci dice giusto, per esempio, a lei piace l'idea. Vediamo, ragazzi, studiamoci. A noi piace molto, scriveteci anche in privato. Vediamo che cosa possiamo creare insieme. Lo facciamo volentieri anche con voi. A noi piace questa cosa, insomma, di poterci raffrontare con voi. Intanto vi ho messo il link che è www.myshikmirror.com se volete andare sul sito e sul blog di Cristiana, così la potete vedere. Andiamo in chiusura, magari nelle prossime
ultime due puntate ne riparliamo insieme, ragazzi. E vi ricordiamo che invece, per quanto riguarda noi, a me mi trovate su Instagram, a me mi non si dice, ma ultimamente con l'Accademia della Crusca mi pareva si dicesse. Ma... Beh, Yuri Valdacci, tutto minuscolo, tutto attaccato su Instagram. Invece Maria la trovate su Instagram come? Maria Cantarutti, tutto minuscolo, tutto attaccato, e così per gli altri social. Così per gli altri social, anche per me, cambia solo Facebook dove mi trovate Yuri Valdacci trattino scrittore. Il E io blog Maria invece, Cantarutti. a posto. E mentre il blog è www.thedigitalmoon.com, dove trovate vari autori, scrittori che scrivono in questo blog, compresa la sottoscritta. il canale di Twitch è questo, The Digital Moon, quello di YouTube ha il solito nome, quindi The Digital Moon, dove potrete rivedere le repliche con qualche giorno di differita, però integrali. In questo caso la pubblicità non interromperà il discorso, quindi sentirete veramente tutto. Quindi potrete rivedere anche Cristiana. Per sapere quando esce la live di replica, la vedrete fra qualche giorno sui nostri profili Instagram e poi lo faremo condividere anche a Cristiana, così potrete vederlo insieme insomma, sui nostri tre profili. The Digital Moon, tutto minuscolo, tutto attaccato, e anche il profilo Instagram e il profilo Threads. Penso di aver detto tutto. Ci diamo Hai detto appuntamento tutto. settimana prossima dalle 20:30 alle 21:30. Intanto ti ringraziano Cristiana e ti fanno i complimenti. Grazie a Sonia voi. Venite Sisi intanto sposa anche la mia idea, quindi anche lei ci è d'accordo. voi, io faccio il salotto e voi venite a fare quest'altro programma. Oh. Bene, allora ci vediamo settimana prossima, 20:30, 21:30, in questo momento di polemiche, fra me e Maria, non scherzo, e ci sentiamo Lo settimana prendo per i prossima. capelli Grazie, dopo. grazie Ciao, però. Cristiana, e ciao a Grazie a tutti, voi. direi che per chiudere è il momento della... Sigla. Ciao!